sui furiosi. Per esempio, tu credi che avvertano dolore? Eh? Cazzo, non ne ho idea. Spero di no. Ah, Deacon, che bello vederti. Come va la vita, Blair? Va bene. Ehi, torna più spesso. Ci sei mancato. Aspetta, ti apro il cancello. Cazzo così! Centro. Potrei fermarmi a fare il pieno. Perfetto. A posto.
Vediamo. Preso in pieno. Perfetto. A posto.
cancello. C'è qualcuno. Va bene, sto aprendo. Dick, ne è passato di tempo. Come va la vita, Blair? Ti sei dato da fare. È tutto. Ok. Dick, il mio cacciatore di taglie preferito. Blair, come va? Sì. Ah, ottima scelta. Ok. Fatti vedere più spesso. Assassini e ladri, non posso lasciare fuggire nessuno. Arrivano! Travolgilo! Sì, grande! Oh, sì. Niente male, però. Ok, ora sotto con gli altri. Furioso! Becca il bastardo, l'ha ucciso! Ora sei mio. Dove? Furioso! Sì. Uccidiamoli! Figlio di un cane! Forza, entra! Restano pochi minuti. Deve morire! Uccidilo! Aprigli il cranio! Fuoco! Ed è distrutti, assassino! Sono imboscate! A terra. Ok, è andato. Ancora una taglia. Ora sei mio. Sta fermo, accidenti. Fatti solo un pezzo di merda omicida. Ah,
Anche subito possiamo parlarne. Magari troveremo un compromesso. Che ne dici? Ho visto qualcosa. C'è qualcuno là fuori? D'accordo. Vengo a prenderti. Non si muove. Avviciniamoci. Cosa? Questa posso venderla. Sono finiti. Proprio qui. Deve essere vicino. Si è mosso qualcosa. Non deve sfuggirci! Sì, bombito! Oh. Avanziamo! Mi ha preso! Gli ha sparato! Mi piacerà da morire! È a terra! È a terra! No, no, no! Tieni, prendi! Thank you.
Come al solito, lo sapevo. Peccato! Non deve sfuggire! Ok, quello. Ricarico, ricarico! Guarda che... Questo era l'ultimo. Avete chiuso con le vostre maledette imboscate. Secondo me questi tizi hanno anche un bunker sotterraneo. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. A quanto pare siamo tornati ai tempi del Far West. Perché troppi considerano la legge e l'ordine un retaggio del passato. Eppure, se non sbaglio, questi sono ancora gli Stati Uniti d'America. In America il diritto di proprietà non deve essere violato. Tutti possiamo rivendicare un territorio, custodirlo e difenderlo. È vero, queste terre appartenevano agli indiani. Non voglio fare revisionismo, ma noi le abbiamo conquistate con la forza, che ancora oggi è la nostra unica risorsa. Non possiamo cedere di fronte a un branco di violenti. Se i federali, i ripugnanti o i banditi sperano di invadere il mio angolo di natura selvaggia, beh, allora non hanno le idee chiare. Perché solo il più forte sopravvive, si impone e prende quello che gli spetta. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Andiamo, Copla, la legge e l'ordine sono storia vecchia. Che cazzo parli? Eppure hai ragione quando dici che la forza è ormai l'unica risorsa che resta. La forza e le casse di munizioni. Ok. Finalmente.
La botola, ok, ci sono. Questa sarà utile. Una mappa piena di appunti, ottimo. Allora non servirà più. Chiudo gli occhi solo per un momento. Diamoci da fare.